Ciao ragazze, bentornate sul mio canale, bentornate su Filomena Amore. Oggi voglio parlarvi di alcune scoperte che ho fatto da poco e con le quali mi sto già trovando benissimo. La prima cosa che mi piace, insomma, di questi prodotti che ho provato, che ho acquistato, è la reperibilità. Insomma, ho scoperto un sito che so esistere già da tanto tanto tempo. Questo video non è assolutamente sponsorizzato, ragazze, ve lo dico proprio subito. Che praticamente in pochissimi giorni ha spedito la merce, quindi l'ho ricevuta immediatamente. Diciamo che quando si tratta di prodotti bio a livello di cosmesi, la cosa che mi ha sempre spaventato di più, e l'ho fatto presente anche in alcuni miei video vecchi, è il fatto che a me, insomma, scocciava andare a cercare per mare e per monti un prodotto. Infatti preferivo spesso e volentieri, ed ero contenta quando in GDO, quindi nei supermercati, nelle catene di supermercati, si potesse trovare il prodotto bio e anche buono e anche ad un prezzo accettabile. Infatti, appunto, avevo dedicato qualche anno fa un video proprio a questo discorso. Ho trovato questo sito che si chiama Ecoverde. Ve lo lascio appunto nell'info box, dal quale ho deciso di ordinare delle cose. Tra le altre cose, gioco di parole, ho conservato anche la fattura, così vi dico anche i prezzi. Ho già provato alcuni di questi prodotti, non tutti, perché l'ho ricevuto da pochissimo, e quindi ve ne vorrei, insomma, parlare. E magari anche voi state cercando, insomma, qualcosa di similare, perché no, provarlo. Inoltre, ho aggiunto altri prodotti che sto provando da un po' di tempo e di cui appunto voglio recensirvi, e altri invece due prodottini che non sono bio ma che sono top, di cui vi devo assolutamente parlare. Partiamo subito con questi e poi andiamo ai prodotti bio. Il primo prodotto di cui vi voglio parlare è il rossetto che indosso, eccolo qui. L'avete visto anche molto meglio nell'ultimo videoblog, che vi lascio magari su in una schedina giù nell'info box, ed è appunto questo rossetto di MAC. Eccolo qui, aspettate che ve lo apro, ed è di una nuovissima linea ed è appunto di un'edizione limitata che si chiama Padma Lakshmi e appunto viene chiamato Padma. Infatti ha questo pack molto molto ricercato, dorato, davvero davvero carino ragazze. Si apre così e questo è il colore. Il colore allora risulta essere assolutamente naturale. Lo vedete anche sulle mie labbra. Io ci noto una pearlescenza, però che dà l'effetto bagnato. Ora non so con le luci artificiali cosa riuscirete a vedere, però vi consiglio di andare a guardare quel vlog, perché nel vlog si vede proprio con la luce naturale. Era bellissimo, ragazze, perché mi dava un effetto assolutamente di bagnato naturale, di colorito naturale e umido alle labbra, che è una descrizione un po' così, insomma. Secondo me la descrizione può assolutamente rendere l'idea, perché appunto è una sensazione molto molto, è un colore molto naturale, anche la sensazione è assolutamente piacevole e naturale perché è molto morbido, e la durata è stata ottima per comunque per una tipologia di rossetto piuttosto cremoso. Il colore, ragazze, è il Sunset Rose, quindi insomma, così vi dico anche nello specifico qual è. E dicevo, la durata è stata buona perché comunque l'ho indossato nel primo pomeriggio, l'ho tenuto tutto il pomeriggio, quindi saranno state tipo circa 3 ore, e poi siamo andati a mangiare una mega schiacciatona, come vedete in quel video, e dopodiché mi è comunque andato un po' via. Naturalmente non è una tinta, quindi avrei dovuto ripassarlo. Comunque niente ragazze, io appena troverete in commercio prossimamente questa collezione, assolutamente ve lo straconsiglio. La collezione consta non solo di rossetti con dei colori bellissimi, ma anche di altri prodotti, tra cui le palette occhi. Ve li straconsiglio, andateci a dare un occhio, perché ovviamente MAC non ci delude mai, e soprattutto anche questo pack mi ha entusiasmato molto perché è così particolare e è sicuramente anche da collezione. Ringrazio MAC per avermi dato la possibilità di testare questo prodotto, e trovate nell'info box tutti i link utili e riferimenti al prodotto stesso. Passiamo adesso ad un altro prodotto che è sempre di MAC, ragazze, e questo è l'Extreme Dimension Lash, ovvero il mascara, uno dei migliori mascara di MAC, che viene in questa confezione qui. Vediamo se appunto riuscite a vederla per bene. Eccola qui, praticamente ha tutte le scrittine MAC sulla base, e questa bellissima forma estremamente femminile, quasi a clessidra, nella parte dello scovolino. Io vi metto qui, mentre ve ne parlo, delle immagini
che vi fanno vedere insomma sia l'effetto sulle ciglia sia insomma come lo scovolino nello specifico altro. Questo mascara è assolutamente incurvante, ma soprattutto dona molto volume. La cosa che a me è piaciuta molto è che con un solo mascara riuscite a fare entrambe le cose. Spesso e volentieri mi trovo davanti a dei mascara che o danno volume oppure tendono ad allungare, ad incurvare. Questo nello specifico riesce a fare entrambe le cose e quindi insomma io preferisco, devo dire la verità, non mi va di passare, stare lì a passare tanto tempo con più mascara. Un'altra cosa che mi piace particolarmente è il colore, un black, un nero assolutamente intensissimo. È un nero super super intenso, ragazzi, vi donerà degli occhi da super gatta. E non ve li appiccica, cioè è molto molto diciamo anche secondo me non pesante sulle ciglia e soprattutto il suo nome infatti lo dice, Dimension Lash, dà quasi un effetto tridimensionale, ve le apre a ventaglio, ve le fa sembrare molte di più che poi è il volume e quindi appunto vi infittisce le ciglia rendendo lo sguardo molto più profondo. Ragazzi, che dire, io ve lo straconsiglio, se avete la possibilità e volete provare un nuovo mascara, vi consiglio questo, vi ripeto, si chiama In Extreme Dimension Lash. Per il momento mi sono trovata bene, appunto questo effetto volumizzante ed incurvante, e sicuramente ve lo farò vedere anche proprio in azione prossimamente in un Get Ready With Me, che ho già registrato e che sarà online prossimamente. Ringrazio ancora una volta MAC per avermi fatto provare questo prodotto e vi lascio tutti i link utili nell'info box. Adesso veniamo invece ai prodotti bio. Allora ragazze, veniamo al mio ordinino fatto su Ecoverde. Ho preso un po' di prodottini piuttosto interessanti e i primi che vi voglio mostrare sono quelli che riguardano i capelli. Allora, io ho intrapreso già da un bel po' di tempo il mio percorso bio con i capelli, ovvero sto utilizzando da un po' di tempo solo prodotti di Lavera. Da quando praticamente gli ho fatto un po' di colori, eccetera, ho voluto assolutamente passare a dei prodotti che fossero nutrienti e che insomma andassero a nutrire il capello. Ho utilizzato degli shampoo di Lavera, se volete. Magari poi appunto posso segnalarvi nello specifico quali sono, ne ho provati tre, di cui due per me e uno per Megan. Ultimamente appunto lo avevo cambiato, con uno mi sono trovata benissimo ed era appunto specifico per i capelli colorati e li ho acquistati da Natura Sì, perché li trovavo lì. Una volta l'ho preso anche, forse proprio quello di Megan, sul sito di Esselunga tramite la spesa a casa che sapete sono solita fare. Comunque veniamo a noi, allora ho voluto provare questo nuovo sito e ho voluto provare i prodotti. La cosa che a me serviva tantissimo era una maschera che fosse nutriente appunto per la parte sotto dei miei capelli che prossimamente, quasi sicuramente ragazzi, andrà via. In ogni caso io devo rifare anche la base del colore perché mi sta uscendo qualche capellino bianco qua e là, quindi comunque di shampoo nel sito vi perdete perché c'è il mondo. È fatto molto bene perché potete leggere sia le recensioni delle altre ragazze che hanno già provato i prodotti, sia diciamo l'inci che è in primo piano, la descrizione del prodotto stesso, tutta la linea eccetera, le certificazioni che ci sono e quindi insomma devo dire che è fatto bene. Questo nello specifico è anche vegan. Sì, Bioorganic Mix ed è di Benecos. È uno shampoo, nello specifico io ho preso la fragranza albicocca e fiori di sambuco. È questo qui, spero che si veda. Ragazzi, allora l'odore è albicocca spezzata appunto un po' con fiori di sambuco che non so che odore possano avere di solito, ma con l'albicocca ci stanno bene. Io l'ho provato un paio di volte, vi devo dire che la combo con la maschera di cui vi parlerò a breve è assolutamente perfetta. Oggi lasciate stare i miei capelli perché sono reduci da neve, acqua, eccetera, eccetera. Non li ho neanche pettinati perché io faccio video così, nature. Ma ragazzi, appena lavati, devo dire che la leggerezza, il profumo delicato, erano super lucidi, super leggeri, soprattutto la parte sotto che mi tende ad essere un pochino più crespa, era assolutamente stra leggera. Quindi questo per il momento è promosso, anche se però voglio provare a utilizzarlo da solo perché l'ho usato appunto con quest'altro. Quest'altra è una maschera ristrutturante ai semi di girasole di Mater Natura Eco Bioorganic Vegan, ok, anche questa. Questa qui è specifica per capelli secchi e sfibrati. Vi dice di lasciarla in posa tra i 5 e i 15 minuti. Allora,
Io se avessi 5-15 minuti per farmi la posa ai capelli, sarei una delle donne più ricche al mondo, non a livello economico, ma a livello di tempo. Io non ce le ho 5 minuti per lasciare questa in testa, quindi io che ho fatto? L'ho presa, l'ho messa dove ritenevo anche dietro, testa in giù, opportuno metterla, l'ho fatta stare per finta neanche un minutino, l'ho sciacquata via, ragazze, è top. Cioè, veramente, ora l'ho usata poche volte, però devo dire che rende i capelli morbidi, strapettinabili, ma soprattutto leggeri. Quindi assolutamente questa è la mia prima impressione su questa nuova scoperta. Andando avanti, vi parlo di un prodotto che non ho ancora utilizzato, ma di cui ho parlato sentire benissimo, tra le altre cose anche certificato Demeter, che non è una cosa, una certificazione semplice da avere, ve lo posso assicurare, perché un pochino me ne intendo di certificazioni. E questo è l'Eye Care Cream Martina Gebhardt. Che cos'è questo? È un contorno occhi, ovviamente, estremamente idratante, made in Germany, e io ragazze sono alla ricerca di un contorno occhi ormai dai secoli dei secoli. Amen. Nel senso che ho gli occhi estremamente delicati, non sopporto nulla, anche il mascara di cui vi parlavo prima, per me è importante trovare dei mascara che siano estremamente buoni, perché tendo a non sopportare, non so se può essere qualcosa che abbia a che fare con il nickel o altre sostanze strane, ma io non sopporto prodotti particolarmente così. Questo qui ho letto le recensioni, ho sentito diversi pareri, tutti tutti ottimi. Mi hanno detto anche che è piuttosto pesantuccio, che quindi sarebbe preferibile usarlo la sera. Non l'ho ancora fatto, appena lo faccio comunque vi faccio sapere. Questo diciamo è un haul barra prime impressioni, ragazze. Poi veniamo a questo prodotto che invece apriamo insieme e che mi incuriosiva tantissimo, ed è della Humankind Deep Cleansing Clothes. Che cosa sono, ragazze? Sono delle pezzette per struccarsi, diciamocelo così, anche perché qui c'è scritto in tutte le lingue tranne che in italiano. Sono appunto dei panni, non come quelli in microfibra, perché sono assolutamente più morbidi. Eccoli qui, vengono, sono due. Ecco qui, questo è il pannetto. Mamma mia, ragazze! La morbidezza, molto più morbida assolutamente di un pannetto in microfibra. Anche la scatolina è tanto carina, ve la faccio vedere perché poi almeno se la cercate sul sito la vedete. E velocemente come si usa? Qui dice: wet the cloth with warm water, gently massage face in circular motions, being especially gentle around the eye area. Quindi dice, la inumidisci con acqua calda, delicatamente la massaggi con dei movimenti circolari, soprattutto in maniera molto gentle, delicata, soprattutto nell'area degli occhi. Quindi questo, e dovrebbe appunto struccarvi di tutto, anche i, come si dice, anche il trucco waterproof e anche gli occhi. Anche questi non li ho ancora provati, quindi ve lo farò sapere. I prezzi! Vi ho detto che vi avrei detto i prezzi e ve li dico. Allora, il contorno occhi che è 15 ml, quindi questo qui l'ho pagato 11,99 euro. I pannetti 6,99 euro. La maschera, questa semi di girasole, costa un po' perché solo 200 ml, costa 12,89 euro, ma secondo me li vale tutti. Poi lo shampoo di Benecos costa poco perché costa 3,99 euro, molto meno di quello di Lavera che ho trovato da Natura, sì. E poi è molto carino questo sito perché vi dà la possibilità di scegliere dei campioncini, cioè voi scegliete proprio quello che vi piacerebbe provare. E io sono stata molto gentile perché li ho scelti per mio marito e ho preso nello specifico Dr. Scheller olio di argan e amaranto, crema giorno antirughe, perché la vecchiaia quando arriva, arriva, se mi sente mi ammazza. E poi Biofficina Toscana Uomo Doccia Shampoo Note Legnose. Lui appunto non li ha ancora usati perché la cremina gli piace che gliela spalmi io. E vediamo un attimino come si troverà e poi ve lo faccio sapere. Veniamo poi a due prodotti che invece ho reperito, ho preso da Aerospin e del quale vi avevo già parlato in un videoblog. Allora, uno è questa crema mani. Questa crema mani bio, fior di magnolia. Allora, da un po' di tempo appunto Aerospin è uscito con questi prodotti che sono certificati CEA. Io devo dire, ragazzi, che costano il giusto, perché costano intorno tra i 2 e 3 euro, ora non mi ricordo precisamente, 3 qualcosa. Questo nello specifico è con estratto di magnolia, rosa damascena e olio d'argan. Fa il suo dovere, niente di meno rispetto a quello che può fare una crema di Lavera. Io ora la mia preferita che ho preso in Germania, che però ho i campioncini, e devo dire che mi piace molto perché non ha odore, si asciuga immediatamente e la sto preferendo a questa, però io avevo comprato questa. Questa mi piace tanto, però c'ha qualcosina nell'odore che non mi fa impazzire, ma è una cosa soggettiva.
Però devo dire che ragazze è bio, costa poco, è reperibilissima, quindi ve la consiglio. Un'altra cosa della stessa linea, invece questa crema viso bio, idratazione intensiva, io ho la pelle estremamente secca in alcuni punti, ecco perché ho preso anche il contorno occhi, soprattutto nel contorno occhi. Questa qui l'ho già usata diverse volte, è appunto il pack simile a quello della crema mani, vedete, è la figlioletta. E questa è molto 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 idratante. È assolutamente buona come base trucco perché si assorbe immediatamente, anche questa qui ha un prezzo del tutto ragionevole. Niente ragazzi, io adesso sono stracuriosa di sapere nei commenti se anche voi avete provato qualcuno dei prodotti di cui vi ho parlato e sapere qual è la vostra recensione, quindi la vostra opinione e soprattutto consigliatemi appunto sempre nei commenti se ci sono altri prodotti ai quali dovrei dare un occhio, soprattutto per quanto riguarda le maschere ai capelli, quindi per l'idratazione, la secchezza del viso, queste cose mi interessano tantissimo. Se il video vi ha tenuto compagnia, non dimenticatevi per favore di lasciarmi un pollice in su, dà tantissimo supporto al canale, ed iscrivetevi qui se non lo avete ancora fatto. Noi ci vediamo prestissimo. Ciao!